Sudore e sapone sembra peggio di quello che è in realtà. È la storia di una ragazza, una donna, che lavora in questa azienda dove si producono dei saponi, dei prodotti per l'igiene, per profumarsi, tutte cose che per lei sono un salvavita perché da sempre lei suda tantissimo. E si sente molto a disagio per questa cosa, quindi deve continuamente asciugarsi, lavarsi, profumarsi, cambiarsi e ha molta attenzione proprio anche al suo odore per paura che gli altri se ne accorgano. Un giorno, in un modo un po' strano, incontra quest'altro ragazzo, quest'altro uomo, anche lui lavora per questa azienda, addirittura è lui che crea i saponi che lei ama tanto. Il loro incontro è un po' strano, non vanno subito d'accordo, ma lui rimane conquistato proprio dal suo odore e si lascia ispirare da lei per creare uno dei suoi prossimi saponi, praticamente. È così che inizia la loro storia d'amore, che già nel primo capitolo diventa esplicita, esplicita ma non troppo, non volgare, rimane qualcosa di molto carino. È una storia d'amore adulta, ma non ha niente di troppo. Insomma, a me piace un sacco, e appunto, anche se si arriva ad avere delle parti esplicite sin dall'inizio, in realtà prima c'è tutto uno sviluppo dei sentimenti e della loro relazione che è sì veloce, ma c'è, ce l'abbiamo davvero. Ho letto qui dentro da qualche parte che doveva trattarsi di un capitolo autoconclusivo e si capisce, proprio perché nel primo capitolo in un certo senso succede tutto, però in realtà la storia va avanti, si sviluppa per bene ed è molto carina. Quindi sì, a me sta piacendo un sacco, non vedo l'ora di avere il terzo volume per continuare questa lettura di questa storia d'amore ambientata in azienda, con gli adulti, con i loro problemi, i loro pensieri. Molto bello, è un seinen esplicito che però non punta troppo sull'esagerato, sul vedo non vedo. Insomma, ci sono dei josei che vanno molto molto peggio su questa cosa, anche in un modo molto brutto per la figura femminile, secondo me. Invece questo qua è veramente carino, veramente carino.